Non si grida, perde i giochi, lo sapete? Sì, lui. Diego, anche voi vi comportate così tra di voi fratelli e sorelle? E niente, se n'è andata. La finiamo di litigare, amore? Ma papà! Mi hai fatto spaventare. Chiara, ma ti rendi conto che stavi per cadere? Ciao a tutti, macchiette e macchiettine, e benvenuti in un nostro nuovo folle vlog. È tantissimo che non facevamo un vlog, ma soprattutto ce l'avete chiesto in tantissimi di passare una giornata insieme a noi, quindi abbiamo deciso di accontentarvi, quindi iniziamo questa giornata pigiamati, perché siamo in pigiama, ci siamo svegliati da pochissimo, iniziamo a passare la giornata insieme. E papà Antonio, figlio Diego, dobbiamo dire questa cosa? Non so se saranno tanto contenti. E vi dobbiamo dire una cosa, fermi, non scendete le scale. Fermi. Sono appena svegliato. Vedete, macchiette e macchiettine? Papà Antonio e figlio Andiamo Diego. Giù di sotto. No, non andate giù di sotto. Sì. Chiara, glielo dici tu a loro che facciamo un video. No. Stiamo facendo un vlog, quindi. Niente, non si vogliono far riprendere, ma tanto vi riprenderemo. A proposito, chi di voi ha ricevuto il poster insieme al nostro libro? Se non l'avessi ancora acquistato, Chiara, che cosa devono fare? Devono acquistare il nostro? Il nostro libro, dove troverete anche il nostro poster autografato. Quindi, link in descrizione oppure in tutte le librerie d'Italia. E poi ditemi che non abbiamo un cane super fotogenico. Mamma. No, adesso non ti metti le unghie, te lo dico già. E niente, amici, sembrerebbe che figlio Diego stia facendo qualcosa. Ti ho beccato! Ovviamente, essendo che passeremo una giornata insieme a voi, quindi voi insieme a noi, vi faccio vedere effettivamente Diego che cosa sta facendo. Sta facendo l'aerosole, ovviamente, perché si è svegliato con un pochino di catarro, e nel mentre, per distrarsi, gioca alla play. Guardate un po', abbiamo messo la medicina qua dentro. Lui, guardate un po', respira molto meglio facendo l'aerosole. Diego, cosa ne pensi? Va meglio con l'aerosole? Niente, ragazzi, non commenta. E distratto dalla play. Ovviamente, ragazzi, abbiamo deciso di passare tutta la giornata con voi, quindi vi faremo vedere ogni singolo dettaglio di questa giornata super folle, ma soprattutto farvi vedere dall'inizio alla fine che cosa facciamo nelle nostre giornate preferite, quindi nelle nostre giornate libere senza andare a scuola. E Chiara invece, lei si sta guardando un po' di video sul telefono. Ma dopo ci prepareremo, perché Chiara, dove andiamo dopo? Andiamo al centro commerciale e ovviamente dobbiamo comprare un sacco di cose. E voi sarete lì pronti a consigliarci. Vabbè ragazzi, mamma Giulia col pigiama di papà Antonio, perché è di Tom e Jerry e da maschio questo pigiama, ma io lo amo follemente. Ah, che bello stare a casa, rilassarsi, non avere nessuno e niente che ti metta fretta. Oh, guardate Diego. Diego ha terminato l'aerosol. E il naso che cola, ma i fazzoletti dove sono? Vabbè ragazzi, andiamo a prendergli un fazzoletto. Amore, arrivo subito. E fazzoletto preso. Diego, ecco a te il fazzoletto. Soffiati forte 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 il naso, così facciamo andare via tutto il catarro brutto che hai. Ok, perché dovete sapere che ogni tanto Diego si sente il naso tappato, vero Chicco? Ma con l'aerosol va molto meglio, vero? Sì, amore, l'hai fatto. Poi dopo ne fai di nuovo un altro. E ovviamente ci abbiamo il mitico pallino. Prima di andare a prepararci, amici, vi volevo ricordare che domenica 12 febbraio ci troverete presso il nostro stand alla Fiera di Bologna. Quindi vi aspettiamo super numerosi e soprattutto, se non avete ancora acquistato il nostro libro, lo potete acquistare presso la Fiera di Bologna.
dove ci sono tantissime cose e non solo il nostro libro, perché ci sono un po' di sorpresine, ma non vi anticipiamo nulla. Nell'eventualità che tu domenica non riuscissi a esserci, puoi anche passare sabato, perché ci sono un sacco di cose che tu potrai acquistare. Vabbè, però non vi svegliamo ancora troppo. Noi ora ci prepariamo, ma non sappiamo se effettivamente mangiamo a casa o andiamo a mangiare in giro, quindi non sappiamo ancora che cosa fare. Nel mentre decidiamo e poi vi comunicheremo la nostra decisione, vero Chiara? Ovviamente Diego, dopo essersi fatto l'aerosolle, come solito gioca a palla. Ma Diego, scusami un attimo, sto notando che hai un buchettino nei calzini. Forse è ora che li buttiamo, no? Questi calzini brutti. Diego gioca perennemente a palla e ogni volta a mettere e togliere le scarpine che tiene dentro casa mentre che gioca a calcio si è bucato le calze. Tutto in disordine ogni volta, ma perché? Ma scusami Diego, ma non giochi più a palla? Niente, hanno deciso di cambiare gioco. State giocando alla pausa challenge. Carlo, dai. Ragazzi, è veramente super divertente questo gioco, che allena la mente e soprattutto... No, aspettate, scusate, mi fate capire il vostro gioco? Devono indovinare e trovare due parole con la lettera S. Parte del corpo. Con la S, dovete trovare due parole che iniziano con la S che sono parte del corpo. Vi do un indizio, che si trova solo nelle femminucce. No, non te lo posso dire, però ti posso dire un'altra che si trova nella parte alta. Tutte e due si trovano nella parte alta del corpo, ma uno solo in quello da donna. Sopracciglia e seno. Bravissima, e io invece... Bravissima, anche lui sopracciglia, bravissima. Ma bimbi, sapete che anche le scapole? E le scapole sono quelle che abbiamo nelle spalle? Nel mentre che loro cercano, io non so come mai, ma questi vlog li ho sempre amati, perché facciamo vedere tutto il nostro quotidiano. Quindi mettetevi belli comodi, perché mi sa che questo video durerà tantissimo, perché dovete sapere che l'altra volta l'abbiamo iniziato super convinte di fare un vlog, ma purtroppo è successo che papà Antonio, non avendo controllato il fuoco, ha dato fuoco in pratica al caminetto. Difatti vi lascio qua il video. Vabbè, andiamo a vedere che cosa combinano. Vabbè ragazzi, io vi lascio giocare, ci vediamo tra pochissimo, vero pallino? E ovviamente la nostra mascotte pallino è sempre vicino a noi. Mi sono ricordata e sono andata a sbirciare che proprio tu non sei iscritto al nostro canale, quindi cosa aspetti? Iscriviti al nostro canale per non perdere ogni video e soprattutto per far parte del team delle macchiette macchiettine, quindi non perdere nessun aggiornamento su di noi. E quasi quasi ti consiglio anche di attivare la campanella degli aggiornamenti, perché ogni volta che uscirà un video tu potresti essere uno dei primi 10 che verranno salutati ufficialmente nel canale nostro. Quindi le prime 10 persone che commentano sotto ogni video da oggi li saluteremo personalmente, quindi commentate e soprattutto scrivetemi il vostro nome e qualcosa che vi riconosce, così almeno noi vi possiamo salutare. Promessa di mamma Giulia, mi raccomando, iscriviti al nostro canale. Andiamo a far uscire pallino fuori come ogni giornata. Nanerottolo canetto, perché ragazzi, dopo che ho visto Pezzi io lo chiamo canetto, ok, deve andare a fare un pochino di bisogni. Non vuole fare bisogni. No, aspetta, ehi, senti un attimo, perché hai fatto pipì qua? Tu devi andare laggiù a far pipì. Ma mi sa che non doveva uscire per fare pipì. Voi dovete sapere che lui ama tantissimo stare al sole e ogni volta che vede questo meraviglioso sole decide di prenderne un po', quindi mi sa che è in cerca del posto migliore per abbronzarsi, perché dovete sapere che lui è bello scuro, però ovviamente gli si scalda il pelo.
oggi giornata super fantastica. Ieri diluviava, oggi c'è un sole favoloso. Quindi scegliere di andare a fare una bella passeggiata all'aria aperta può essere una cosa fattibile oggi, o magari anche andare al centro commerciale. Non lo so, vabbè, lo decidiamo dopo. Nel mentre, ragazzi, fuori si sta benissimo. Ah, quasi quasi mi metto a prendere un po' di sole. Oh, che bella giornata. Vabbè, ragazzi, starei anche qua tutto il giorno, ma ora dobbiamo andare a fare qualcosa. Quindi decidiamo dove andare e appena decideremo ve lo comunicheremo. E intanto andiamo a vedere perché litigano. Allora, bimbi, ho sentito che qualcuno stava gridando. Non si grida per dei giochi, lo sapete? Sì, è lui. Diego, oi, non mi piacciono questi gesti, tu lo sai. Diego, chiedi scusa a tua sorella. No, no, cu. Cu. Scusa, scu. Cue. Mamma la cu. Gli chiedi scusa per la sberla che gli hai tirato? Anche voi vi comportate così tra di voi fratelli e sorelle? E niente, se n'è andata. Ecco il nostro libro. Amici, lo sapete che è disponibile in tutte le librerie d'Italia. In più avete anche l'occasione di prenderlo su Amazon e riceverlo comodamente a casa vostra. Cosa aspettate? Correte ad acquistarlo e fateci sapere qual è la vostra storia preferita. E volete sapere la mia? Eccola qua, lo stregone Willow. Ma non vi anticipo ancora nulla. La notte dei sogni in tutte le librerie d'Italia, di mamma Giulia e figlia Chiara. La finiamo di litigare, amore? Per papà. Ecco, ogni volta poi ci sta male dopo che litiga con Chiara. Vabbè, ci andiamo a preparare così usciamo e smettete di litigare? Chi mi aiuta a sistemare tutto questo casino? Sicuramente mi aiuterà il mio maschietto preferito, vero? Che mi aiuterai? Ok, quindi aiutami, le mettiamo a posto, ok? E poi ci andiamo a preparare. Ovviamente stiamo preparando Diego che è in doccia. Chiara è già uscita e praticamente si è già messa quasi tutto l'abbigliamento e quindi non ve la mostriamo ancora, ma si è vestita secondo me da vera scicchettina. A breve vi facciamo vedere come si è vestita Chiara. Difatti non mostriamo ancora nulla. No, 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 no. Abbiamo deciso di andare a mangiare fuori un bel pranzo da passare nella nostra big family, perché noi siamo una big family, macchiette e macchiettine. Quindi ci vediamo dopo, appena abbiamo terminato la nostra preparazione. A dopo. Allora, in tutto l'armadio di Chiara, che ci sia questo che tutta questa roba, abbiamo deciso, dato che fa molto freddo, di metterci un vestito super pesante fatto di maglia. Che ne pensate? Con la cintura. Con la cintura, le scarpe e gli anfibi. Vabbè ragazzi, ora Chiara si vestirà e vi farà vedere il look finale. Ragazzi, Chiara praticamente è pronta. Vediamo un po' il suo look. Ditemi un po' che cosa ne pensate. Vestito in maglione largo bianco, leggings pantacollant grigi per smorzare il colore, cinturina nera con anfibietti neri. Che ne dite del look di Chiara? Io trovo che sei favolosa. E voi da casa cosa ne pensate? Secondo me top. E ovviamente mamma Giulia andrà ora a prepararsi. Posso andare? Siete pronti voi? Com'è? Ti piaci? Sì. Con la cinturina sei bella, ma anche senza, perché il maglione ti rimane bello largo. Comunque, tocchettino di patatina. Sei proprio carina. Sì. E niente, ora mamma Giulia si prepara lei. Cambiato acconciatura, ma quanto sei top. No vabbè, Chiara, adoro, ma adoro veramente. Sei proprio stata super fashion. E cosa ti stai facendo ora? Ma vabbè, io mi finisco di preparare e ti vengo a controllare.
non metterti nulla sul viso che ti vengono gli sfoghi, perché tu sei allergica. Dovete sapere, vabbè, mamma Giura sta terminando di prepararsi, dovete sapere che Chiara è allergica a un sacco di prodotti, ancor di più quelli che mette sul viso, quindi dobbiamo sempre cercare di trovare i giusti prodotti che non faccia venire intolleranze alla pelle e soprattutto sfoghi o macchie strane. Vabbè ragazzi, questo è l'outfit mio di oggi che dopo vi farò vedere bene. Spaventare. Ti sembra il caso di entrare nel mio bagno a mie spese? Scusa, questo è il mio bagno. Ma sì, è il bagno dove io di solito mi preparo. Posso finire? E te che entri in stanza trucchi? Hai ragione. Posso finirmi di preparare e poi dopo faccio le riprese? Va bene. Siamo saliti in macchina, Diego, amore, cinturina, anche tu Chiara. Mettetevi tutti bene perché ora stiamo per andare a pranzare e ovviamente non sappiamo ancora dove, ma vi faremo sapere appena decidiamo il posto perché è già abbastanza tardi. Mi sa che il ritmo di Roma ci ha preso a mangiare pranzo tardi perché praticamente sono più dell'una e dobbiamo ancora cercare il posto. Vabbè ragazzi, noi intanto andiamo, vi facciamo vedere che cosa ordiniamo. A dopo! Abbiamo preso il raccordo anulare, che è la salvezza di Roma, e il posto dove stiamo andando è tipo una trentina di chilometri, ma non vi sveliamo ancora bene dove stiamo andando. Comunque è in un posto gigantesco che ci sono un sacco di cose, a breve scoprirete. Ragazzi, papà Antonio sta cercando parcheggio. Siamo arrivati in un centro commerciale, praticamente non c'eravamo mai venuti, ma ne abbiamo sentito parlare molto spesso, quindi abbiamo deciso di venire a vedere che cosa c'è di nuovo. E la cosa favolosa è che questo piano è tutto lilla, cioè bellissimo. Chiara amore, siamo arrivati, cucciola. Niente, mi sa che oggi Chiara la vedrò dura dura. E niente ragazzi, andiamo a sbirciare cosa c'è all'interno di questo centro commerciale. E ovviamente andiamo a mangiare perché ho una fame e io vedo triplo. No ragazzi, io ho fame, urge subito un pranzetto delizioso per mamma Giulia, quindi togliamo la cintura e andiamo. E niente ragazzi, stiamo tornando indietro. Devo dire che non essendo abituati a questo centro commerciale non sappiamo neanche dov'è l'ingresso, quindi direi che come inizio è ottimo. Ah, finalmente l'abbiamo trovato. Forse andiamo a mangiare. Un altro mi sa di sì. Ingresso al 3 e 4. Premi numero 3. È ansioso. Ma secondo me se là avessimo premuto il tasto 3 saremmo arrivati un'uscita. E così magari. No, invece sì. Oh, vabbè. Vabbè, è un casino. Proviamo. Ragazzi. Andiamo! Adesso rimaniamo bloccati in ascensore. Smettila perché qua entra il panico. Allora, noi qua siamo al piano 2 ora. Scusami. Ecco! Livello 1. Ricordiamoci. No vabbè, è talmente grande che non riesco neanche a capire. Bravo, va, scrivi e noi entriamo, vero Chiara? Vabbè ragazzi, forse ce l'abbiamo fatta, Entriamo. Allora, siete pronti ad aspettare 5 minuti per farci liberare il tavolo? Perché 5 minuti ci libera il tavolo, siete sicuri? Sei sicura, Ghicca? Buon appetito, com'è la pizza? Buona. Ti piace? E ovviamente Chiara, ancora prima di sedersi, già mangia. Chiara, cioè, ti sembra normale che prima di pranzare tu debba già mangiare? Devo dire che questo centro commerciale è uno dei più grandi che io ci sia mai stata. 3 piani, addirittura 4. Chiara, che cosa hai ordinato da mangiare? Il panino. Non è con il panino, è al piatto amore, l'hamburger, non è col pane. È solo l'hamburger con le patate. Chiara sta terminando di mangiare e a breve andremo a farci un bel giro.
terminato ora di pranzare e ora stiamo andando a prendere un carrello perché Diego incomincia a essere stanco e poi posiamo un po' di giacche nel carrello, vero? Andiamo? Allora ragazzi, siamo riusciti a prendere un carrello e ovviamente loro si sono già posizionati dentro. Cioè, ma vi rendete conto che siete grandi? Io. Niente. Mamma, io non volevo andare sul carrello, aspetta che mi vedo. Non te l'avevo chiesto, mamma. E allora scendi? Allora? Ora, Chiara, dove ti piacerebbe andare? Dove si fanno le peluche. Vabbè, vediamo. Ci andiamo. Chiara, mi spieghi cosa stai facendo? Chia? Cosa fai? Tanto per cambiare siamo in un negozio a guardare cose per te. Non è. Alla fine ti sei agganciata? No, non ti aiuto, ciao. Chiara, allora adesso mi sono comprata un jeans e una maglietta che poi quando arrivo a casa le mostro. Voglio andare da Zara. No, aspetta, dove che vuoi andare? Da Zara. A fare? A comprare. Ma lo sai che tu non ti sei portata il tuo portafoglio, quindi tu non ti comprerai nulla? No, mamma, perché sei te che mi hai detto. Come sono io? Mamma, non ti bucia, io ti dico, portami la mia borsa, se mi hai detto di no. E quindi? Quindi? Il portafoglio tu non ce l'hai e tu... No. Non dire bugie, ora mi fai. Va bene. Cos'è che fai tu, ti? Niente. Ok, allora andiamo da Zara che è laggiù. Andiamo? Ecco. E lei è super contenta di andare da Zara. Mi dici che cosa stai prendendo? Vabbè ragazzi, siamo da Zara e Chiara sta continuando a comprare. Allora, facciamo una cosa. Chiara, senti un attimo, Totina. Hai trovato la tua taglia? No, questa è 6. Ok, no, non va bene, sai? Cerca e poi dopo vi facciamo vedere che cosa sta comprando. Eccolo lì, l'ultimo, è l'8? L'8 è l'altro, quello lì. Chiara, comunque esagerato. Sempre esageri tu, lo sai? Che esageri sempre? Basta, possiamo tornare a casa? Sì, sì, basta. Chiara! Ti ho beccato, cosa facevi? No, adesso andiamo a vedere se l'hai fatto. Chiara, ma lo sai che non si fa? No, non si fa. Ma guarda che se... via le dita dal naso e ovviamente noi siamo da GameStop perché là dentro c'è papà Antonio e figlio Diego che ragazzi, stanno scegliendo un gioco. Dimmi amore, dopo sapete dove andiamo dai peluche, un negozio dove ci sono un sacco di peluche e io compro tutto lì dentro. Chiara è andata a controllare e cosa hanno deciso? Niente, ancora. Ancora nulla? È un quarto d'ora che siamo qua fuori ad aspettare. Chiara, ma ti rendi conto che stavi per cadere? Nulla, forse alla fine ce l'ha fatto. Ha scelto il gioco? Mannaggia quello lì. Sì, vabbè ragazzi, no comment. Sì, adesso poi la riguardiamo. E si è fatta pure male. Ragazzi, è quel posto. Eccolo qua, un sacco di cose. Vabbè, ragazzi, entriamo? Ma anche meno, Chiara? Anche meno. Ragazzi, quante cose che ci sono. No, vabbè, cioè, l'imbarazzo della scelta. Cos'è questo? Un profumo, amore. Ragazzi, dopo vi facciamo vedere tutto quello che abbiamo acquistato, sì? Allora, Chiara, ragazzi, lo sai che hai comprato di nuovo una marea di roba? Siamo usciti che abbiamo preso di tutto e di più. E dopo a casa vi facciamo vedere. Sembrava tutto quanto. Sembrava un mini Tiger, però più sì, bello. Però più bello, sì. Vabbè, andiamo su di sopra? Ok. Andiamo. Un altro piano? Sì, un altro piano, andiamo su di sopra. Ragazzi, terminato il giro al centro commerciale. Ok, freddissimo fa, quindi Chiara copriti bene. E sono? Sono le 5 qualcosa. Incomincia già, non lo so amore. Siamo partiti all'una diciamo. 4 ore. E dopo che sai quante ore, cosa ti cambia? Uno shopping pazzesco. Sì, adesso a casa vi facciamo vedere tutto, ma il problema adesso è trovare la macchina. Vabbè, ragazzi, carrello pieno. Non vi dico che cosa hanno acquistato i bambini, che è meglio. Andiamo in ascensore, così rimaniamo chiusi per le prossime 24 ore. E giù di sotto, amore, lo lasciamo. Uno?
No, secondo me giù di sotto. 1-1. Bravissimo, uno. Perché noi siamo al B2. Ragazzi, siamo arrivati. Chiara si è addormentata come una principessina. E ora vediamo se mettendola nel letto si sveglia oppure no. Intanto scendiamo, sistemo e vi faccio vedere tutto quello che abbiamo comprato. Ok, lei ha già cominciato ad aprire tutto quanto. Ma scusami, tu non stavi dormendo? Ti sei svegliata. Allora, abbiamo preso questo contenitore dove possiamo mettere. Sì, abbiamo comprato questo contenitore perché io pensavo di metterlo di là, magari per la roba sporca, per i giochi. Adesso vediamo. Questo peluche, che ragazzi non è un peluche ma è un tappeto per appoggiare i piedi quando uno esce dalla doccia, che Diego se l'è comprato. Questo. Diego si è fatto comprare questi due che adesso glieli andrò a dare. Poi e ora questi penne bellissime. Poi questi contenitori che ci sono i pennarelli. Questo contenitore, sì, dove all'interno ci sono un sacco di pennarelli e che gli stampi. Sì, che sopra, dove in pratica c'è la chiusura, dove c'è il tappo, ci sono tutti gli stampini. E poi li andiamo a provare. Ho preso questo contenitore dove si mettono gli spazzolini. Saponetta, spazzolino e il bicchiere per sciacquarsi la bocca quando uno termina di lavarsi i denti. E qua. No, puoi anche non aprirli, amore. Non aprirli, amore. Gli spazzolini. Ok. Ciao amore, e fatti un po' vedere. Si è comprato una maglia dell'Among Us. Girati, girati. Gigante, perché lui ci vuole dormire. Però non è il pantalone. Il pantalone non è abbinato, ma stai benissimo. Allora, però questi due, Chicco, sono tuoi. Quindi mettiteli dove vuoi. Poi dopo questi abbiamo preso questi elastici. Hai preso, non che abbiamo preso, hai preso, ok. Elastici e mollettine. Fammele vedere. Contenitore pieno di mollettine. Elastici. Contenitore pieno di elastici. Poi ha preso questi qua che sono degli scotch. Scotch, ok. Spazzolina, ok. Sì, va bene. E poi ha preso il disinfettante da attaccare alla cartella. E poi il pezzo forte per fare. Ok, finalmente puoi metterti, anzi puoi provare tutto quello che abbiamo acquistato, ma ovviamente volevo che tu lo provassi prima di mostrarcelo, quindi vai subito a cambiarti. Allora ragazzi, premesso che è la prima volta che andiamo in questo centro commerciale e devo ammettere che rispetto a tutti gli altri quello che mi è piaciuto in assoluto. Mi sono accorta che un sacco di voi ci ha fermato, ha chiesto le foto e un sacco di voi ci hanno detto che avete acquistato già il nostro libro. Quindi se invece tu non l'avessi ancora fatto, valla ad acquistare o in tutte le librerie d'Italia lo puoi acquistare, addirittura lo puoi trovare anche nei supermercati e anche alla Coppa. Un attimo, e soprattutto se non avessi voglia di uscire per andare ad acquistarlo in libreria o comunque in un negozio, vai immediatamente nel link in descrizione in Amazon e valla ad acquistare. Comunque, premesso questo, vi volevo dire che l'11 e il 12 nella fiera a Bologna ci sono un sacco di cose super nuove nostre, addirittura le nostre maglie, presso ovviamente il nostro stand, quindi cercateci che ci troverete, perché il 12 alle ore 14 voi ci troverete lì e possiamo incontrarci e fare un sacco di foto insieme. Vabbè, intanto vediamo Chiara col primo outfit appena comprato. No vabbè, adoro! No vabbè, Chiara, ma è bellissimo! Di Buzz Bunny, è bellissimo. Ragazzi, è un maglione, sì, è un maglione fatto a felpa, quindi sotto da mettere o la calzamaglia, come ha messo lei, o addirittura un leggings, ed è favoloso. Secondo outfit,
la maglietta ovviamente. Allora ragazzi, purtroppo non c'era più la felpa abbinata nel centro commerciale dove siamo andati oggi, ma andremo nel centro commerciale vicino a casa, o se no la ordinerò su internet, perché la felpa abbinata a quella è troppo bella. Quindi terzo Aspi, ecco qua. No vabbè, questi pantaloni io adoro, che hanno la culisse in vita, quindi anche Chiara, che è magrettina ma alta, gli vanno super bene. Allora ragazzi, non vi facciamo vedere gli altri perché gli altri sono uguali, identici, ma di che colore, Chiara? Marrone. Basta. Basta. Sì, sono uguali ma marroncini, bellissimi. Ora vi mostriamo, anzi vi mostro tutto che cosa ha preso Diego. Allora, ha comprato questa specie di felpa giacca, la felpa di topolino col cappuccio, una maglia in pratica classica che andrà poi con i jeans o il pantalone e grigia con scritto Chicago davanti, e una tuta sul bianco con gli strass in pratica tipo di velluto. Ecco qua che c'era sia il pantalone che la felpa. E ora, oltre che sistemare tutto quanto, dobbiamo andare a preparare qualcosina per cena, e ovviamente la serata non è ancora finita, quindi fino a dopo cena voi sarete in nostra compagnia, vero? Quindi a dopo! Abbiamo appena riordinato, sistemato tutto e messa il pigiama per preparare una buona cena. E secondo voi i miei maschietti cosa staranno combinando? Vediamo un po' se qualcuno di voi indovina. Bravissimi, sì, stanno giocando alla play, guardate. Allora, il mio super maschietto in pole position da vedere meglio la televisione. Ok, e poi c'ho maschio 2 che sarebbe papà Antonio. Cosa? Ma non siete stanchi di giocare? Ah! Inter Juve! Scommetto che tu sei Inter. Ah, tu sei Inter e tu sei Juve, giusto? Eh beh. Qual è il tuo giocatore preferito? Ma e perché? Fa qualche mossa in particolare? Tipo che mossa fa? Quando sei vicino alla porta, lui fa una rovesciata. Cioè, tipo? Me la fai vedere? Papà, tu prendila al volo, dovesse cadere. Ma con la palla? Noi andiamo a preparare la cena. Vediamo una volta a dama? Vuoi giocare a dama? Cioè, quindi vuoi perdere? Va bene, allora, prima di fare cena giocherò con te a dama, e a voi maschietti vi lasciamo continuare con la play, ok? Allora amici, ora prepariamo la dama con Chiara. Chiara, mettiamoci qua in soggiorno, ok? Però nel mentre volevo farvi un po' di domandine, perché sapete che questo è un super vlog. Volevo sapere se voi preferite più i super vlog, quindi dove noi passiamo una giornata insieme a voi, quindi vi facciamo vedere tutto quanto nei minimi dettagli, oppure voi preferite i classici video che noi facciamo quotidianamente. Sapete che voi siete molto importanti per noi, quindi mi stava accadendo tutto. Io ogni volta che faccio un video, ogni volta mi devono interrompere. Però è real life, vita vera. Chiara dirà in soggiorno che siamo più comodi e più spaziosi. E nulla, nel mentre giochiamo a dama. E soprattutto, voi sapete giocare a dama? A noi ci piace un sacco. Ora prepariamo tutto e torniamo da voi. Mamma! Preparato tutto? Preparato? Sì, tutto da sola. Bravissima cucciola, se mi dai tempo un minuto vengo assolutissimamente. Sto terminando di mettere sul brodo perché stasera super minestrina. Noi vediamo cosa stai facendo. Quindi mi spini? Cioè mi spiate da casa? Va bene. Voi sapete che io accetto essere controllata per 24 ore. Assolutissimamente. Guardate un po', mettiamo il dado vegetale all'interno. Dov'è? Aspetta, va a vedere? Oh.
dado vegetale all'interno dell'acqua in maniera da formare il brodo per fare la minestrina. E niente, dai, andiamo a giocare a dado. Mamma, vuoi vedere che ti straccio? Ma dove? Ma quando mai tu mi hai stracciato? Giochiamo. Allora, intanto incominciamo, sì. Allora, noi proviamo un pochino a fare un po' di mosse, poi torniamo subito da voi che vi facciamo vedere chi sta vincendo. Allora, Chiara ha fatto la mossa che in pratica... No, ma tanto lo sai, no? Che in pratica io faccio così. No! Ma tu mi lanci? Aspetta. Come dove? Ok, però tu lo sai che mi potevi mangiare un'altra volta? Dove? Doppia mangiata. Non si fanno le doppie mangiate? Assolutamente sì. Io non le so fare. Allora, se tu non le sai fare, non mi interessa. Ora hai perso il posto. No, ok. Aspetta, fammi fare. Pensaci, pensaci, che pensaci mangi? Come si perde. Tu, tu devi pensare come perdere. Mamma, sei un po'... Muta? Perché devo stare muta? Mamma, vai. Tocca a me, sei sicura? Bloccato. No, no, non mi hai bloccato. Ricordati che io ho sempre una via d'uscita. Non ti mangio. Hai fatto benissimo. Neanche ce n'è uno, mamma. Allora, dovete sapere che io e Chiara giochiamo poche volte a dama. E forse... Di solito gioco con Diego. Di solito gioca con Diego. Ovviamente... Ovviamente non è così facile giocare con un adulto, ma devo ammettere che Chiara... Alcune volte i bambini possono vincere. E mi sa che questa partita mi sa che la vincerà lei. Mamma. Vabbè, continuiamo. Ti sta prendendo ansia? Paura? Vai. No! Io, ma non li posso più muovere, perché io questi non li voglio muovere. Perché non li vuoi muovere? Perché no. È una scelta molto difficile. Ragazzi, mi sa che Chiara 4 e lei 2. Vai. Vabbè. No, 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 scherzo. Facciamo così, macchiette macchiettine. Se anche tu volessi venire a casa nostra a giocare a dama contro Chiara, puoi venire. Scrivimi qua sotto nei commenti che vuoi venire a fare un video con noi. Tu devi avere un'idea super brillante e tu sarai protagonista nei nostri prossimi video. Dai, ma... Quindi spremi un po' le meningi e tu potrai partecipare a un nostro video. Quindi provaci. No, mamma, perché... Perché tu non sei capace a giocare. Mamma! Dopo che gridi? Mi devi spostare. Io. Una, due, tre, quattro. Non le sposto. No, devi muoverlo per... anche dopo puoi muoverlo. Però le devi muovere comunque. Brutto perdere, eh? Basta, mamma, vai, decid. Per me puoi rimanere lì, perché io adesso io andrò a fare un'altra dama. Io giuro che non... Vai, va, Totina. Questa è dama, invece di metterne due abbiamo scelto di fare, di mettere in pratica il re. Devi muovere queste. Va bene, ne muovo una, ma tanto perderai lo stesso. Ora tocca a me. In qualsiasi posto che tu lo sposti, io ora te lo mangerò. E io ho vinto. Vabbè, Diego, cedo il posto a te. Ora gioca con Chiara. E tra poco dovremmo mangiare. Io, amici, vi volevo salutare, vi volevo ringraziare per la giornata che avete deciso di passarla insieme a noi e ci vediamo nel video di domani. Spero che il video di oggi vi sia piaciuto, anche se era un video molto molto semplice, ma almeno avete capito come noi passiamo le solite giornate, quelle in famiglia, quindi quelle molto tranquille. Ci vediamo domani con un prossimo video e nulla, ciao! Non te ne pentirai, questa vita può